Buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo numero DJ Live, insieme in diretta dalle 15.30 alle 16.30. Oggi chi è tornato a trovarci? È tornato a trovarci Simone Gambacorta. Buon pomeriggio. Eccolo qua. Ciao Simone. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Con Simone parleremo ovviamente di libri, soprattutto lo farà Simone perché è il suo mestiere, ma prima gli rubo i due minuti, ma glieli renderò alla fine a Simone, per fare l'aggiornamento sul coronavirus oggi in Abruzzo. Allora, i dati che sono arrivati da poco. Oggi abbiamo, lo vediamo qui dal nostro sito, 67 nuovi casi in Abruzzo, 11 nel Teramano e nessun decesso, e questa è una buonissima notizia. Allora, 67 nuovi casi di età compresa tra 6 mesi e 95 anni, positivi con età inferiore ai 19 anni sono 21, 8 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 8 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti, nessun nuovo caso e resta fermo dunque a 2.484 dall'inizio dell'emergenza. Nel numero dei casi positivi abbiamo 66.327 dimessi guariti dall'inizio dell'emergenza, sono 76 oggi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 5.331 e poi oggi sono stati processati 3.364 tamponi molecolari e 1.477 test antigenici, il tasso di positività è pari all'1,4%. 120 pazienti, meno 7 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, in tutto l'Abruzzo ovviamente. 12, meno 2 rispetto a ieri, con 0 nuovi ingressi, nessun nuovo ingressi, sono quelli in terapia intensiva. Dunque, continua a scendere la pressione sugli ospedali. Gli altri 5.199 sono in isolamento domiciliare a casa dunque. E poi la ripartizione per provincia di questi nuovi casi, 20 in provincia dell'Aquila, 29 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 11 in provincia di Teramo. Bene, i numeri insomma ci confortano un po'. Allora, Simone, che cosa ci ha portato oggi? Sono curioso. Guarda, oggi ho portato un po' di cose di cui sono particolarmente contento, perché ho letto molto in questo periodo, e il primo romanzo di cui vorrei parlare, perché è un bel romanzo di 400 pagine, si intitola, è un horror, lo specifico così non vi spaventate per il titolo, Non mi uccidere, eccolo qui, ed è un romanzo di Chiara Palazzolo. Chiara Palazzolo purtroppo è venuta a mancare qualche anno fa, nel 2012, una scrittrice molto brava, siciliana d'origine, romana d'adozione, che è diventato un nome importante appunto nel filone gotico horror italiano, in tempi in cui percorrere certe vie era forse meno scontato e facile di oggi. Nell'87 Chiara Palazzolo vinse addirittura il premio Teramo, e lo dico per allacciarla un po' di più alla nostra città. Io ho portato con me l'antologia di quell'anno che veniva pubblicata, e c'è il suo racconto Damasco e dintorni. Già all'epoca, lo stesso anno in cui vinse Giuseppe Lupo, lo stesso anno in cui vinse Claudio Marabini, un anno importante del premio Teramo, e già da questo racconto si riconosce subito, e certo è facile dirlo alla luce del suo percorso col senno del poi, però già si sente subito questa brillantezza, questo talento, questa grande stoffa di narratrice. Di cosa parla Non mi uccidere? Parla appunto in chiave horror di una ragazza, una ventenne, Mirta, che purtroppo per un amore sbagliato percorrerà la via della tossicodipendenza fino a morire. Morirà in una discarica, in una jeep del suo compagno Robin, e saranno sepolti insieme, finché un giorno lei uscirà fuori da questa sua tomba, senza sapere come né perché, e lo spiega lei stessa, che è la voce narrante che ci accompagna per queste 400 pagine, sollevando quella lapide come se fosse una coperta pesante, no? Nulla di più. Sì. A quel punto entriamo in un romanzo che attraverso il genere parla di amicizia, parla di diversità, parla di giovinezza e di gioventù, parla dei pericoli a cui si va incontro e soprattutto, per via di questa amicizia, parla della solitudine. Perché, come ha spiegato Chiara Palazzolo, lei
pose queste premesse, riportato in quarta di copertina questo, questo suo pensiero, delle premesse di genere, cioè appunto l'horror sì. gotico, e poi sì. Però ha parlato di cose reali. Infatti tutto quello che avviene nella vicenda di Mirta, che poi diventerà Luna, cioè una sopramorta, una defunta che però sopravvive alla morte, e che dovrà vedersela certo. con i benandanti. I benandanti sono una specie di milizia, come viene definita nel romanzo, segreta, che non si sa. Sono termini della scrittrice. Della scrittrice, e vengono, dovrà fuggire, sarà aiutata da un'amica, Sara, e incontrerà una serie di presenze ineffabili. Con le quali si confronterà. Ma quello che c'è di straordinario in questo romanzo è che, pur essendo appunto fitto, 400 pagine, praticamente di monologo, diciamo così, non è esatto tecnicamente, ma per capirci dico questo, non ci si annoia veramente mai, e c'è una continua riscoperta di tutto quello che succede, perché il bello di questa storia è che c'è la vita raccontata da una entità che la vive pur non essendo più viva. C'è questo straniamento che è molto... ma soprattutto nel suo tornare fra i viventi, dei quali purtroppo si dovrà nutrire per poter andare avanti, per non perdere le forze, Mirta, che poi diventerà Luna man mano che diventerà più sopramorta che altro, cioè man mano che prenderà più piede in lei sì. questa nuova struttura, dovrà adattarsi a tutto un mondo nuovo che lei conosceva da vivente, ma che non conosce da sopramorta. Quindi non respira più, per esempio, si deve nutrire, ha sempre molta sete, non sa come fare, ha una grande forza, però sai, sono tutte cose che si imparano, e qui sì, almeno noi immaginiamo che si impara, e qui Chiara Palazzolo dà veramente un colpo di classe, perché all'inizio Mirta barra Luna è un po' una Robinson, no? di Defoe, poi in qualche modo diventa un Dracula, e poi più avanti, quando le sue due identità entrano in conflitto, cioè Mirta, la ragazza di 20 anni scomparsa, sì. e Luna, e chi leggerà capirà perché, la soprammorta, tocchiamo il dottor Jekyll e il Mr. Hyde di Stevenson, e alla fine addirittura arriviamo, parlavo prima dei benandanti, a uno scenario che ricorda, cinematograficamente parlando, Matrix. Chiara Palazzolo, dicevo, il colpo di classe, la bravura, dove sta? Nel fatto che in questo suo romanzo fa quello che ogni scrittore di genere dovrebbe fare, cioè riconfigurare parti di immaginario in una linea di invenzione totale. È quello che lei fa, creare un nuovo mondo sulla base di una memoria condivisa. Abbiamo parlato del cinema, va detto che da Non mi uccidere è stato tratto un film candidato ai Nastri d'Argento di Andrea De Sica, che è il nipote di Vittorio De Sica, e quindi insomma... credo che questo sia un'ulteriore medaglia per una scrittrice che dovrebbero leggere veramente tutti. Questo romanzo l'abbiamo fatto leggere nelle scuole, ma perché una grandissima Bravo. Maestria tecnica e grande capacità inventiva. Lo acquisiamo agli atti. Contento di Chiara Palazzolo, Non mi uccidere. Eccolo qui, acquisito agli atti. A te come genere ti prende? No. La cosa che mi ha colpito è che di Chiara Palazzolo io ho parlato diverse volte con Renato Minore, e lui è uno che critico, poeta, certo, scrittore, molto celebrato, cioè, molto che famoso. La stima moltissimo, e quindi quando mi sono incontrato con questo romanzo in libreria, questo l'ho proprio comprato, non me lo sono fatto sì. mandare dall'editore, sono stato preso dalla curiosità, e ho voluto un po' sfidare me stesso. Essendo uno che non ama particolarmente il genere, poi lo leggo tranquillamente, avevo molta incertezza, dai. Perché sono sì. comunque 400 e pagine. Ti ha preso. C'è anche una postfazione di Gianni Romoli, che è lo sceneggiatore del film, sì. che ha conosciuto chiaramente in passato Chiara Palazzolo. Il libro in prima battuta è uscito nel 2005. Invece sono andato avanti nell'arco di pochi peccato giorni. Peccato sia morta anche giovane, insomma. Sì, vabbè, però. Peccato. Allora. Poi mi fa molto piacere segnalare un altro libro, che è Storie contro la paura, è un'antologia di 22 racconti, eccolo qui, Storie contro la paura, sottotitolo Racconti di lotta al linfoma.
È un volume pubblicato grazie al gruppo abruzzese Linfomi ed è curato da Evelina Frisa. Evelina Frisa è, tra altre cose, una collega che io stimo molto, brava, molto, molto brava, sempre molto professionale, e che giustamente ha voluto prestare la propria professionalità per curare quest'opera, dove sono raccolte 22 testimonianze di persone che hanno combattuto o che sono state vicine, come familiari o altro, a chi ha combattuto questa guerra problema. Con il linfoma, e perché le hanno, perché sono state raccolte e messe insieme? Perché c'è alla base di tutto l'assunto che la determinazione del singolo è importante, la voglia di farcela anche, la medicina pure, la motivazione è tutto, ma non sentirsi soli, cioè quindi il condividere un percorso, è ancora più importante. In questa forma di racconto, dove la testimonianza diventa al tempo stesso ascolto e discorso, perché nella diversità delle vicende è chiaro che quando purtroppo ci si trova in queste situazioni, nel leggere o nell'ascoltare vicende analoghe ci si riconosce pur nella diversità. Questo libro, cui ricavato sarà naturalmente devoluto appunto al GAL, al gruppo abruzzese Linfomi, è uno, vuole essere ed è uno strumento che resiste grazie alla vita a quello che insidia la vita. E mi sembra assolutamente importante sostenere questo tipo di iniziative, perché sono, ripeto, iniziative che vedono coinvolte persone che hanno affrontato direttamente questa. Molto importante. Storie oltre la paura. Lo acquisiamo agli atti. Terzo libro di cui voglio parlare è un libro, non spaventatevi, è un libro di un critico letterario. Perché tutti ci diranno spaventare? Di un critico letterario. Che brutta, che razza, che brutta razza. Non è vero, no. Non è vero. Stoppiamoci. Allora, il libro è un libro molto bello, anch'esso bello corposo, L'anno del Bradipo, sottotitolo, eccolo qui, L'anno del Bradipo, sottotitolo Diario di un critico di provincia, ne è autore Domenico Calcaterra. Domenico Calcaterra è un critico letterario, un insegnante, un nome importante. Tu conosci personalmente? Non direttamente, ci conosciamo via social, certo, in qualche modo, ma non purtroppo ancora non personalmente. Spero che avvenga quanto prima, sia perché i dati sul Covid ci lasciano immaginare che grazie alla campagna vaccinale ne verremo in qualche modo a capo, sia perché sono tanti anni che siamo in contatto, io leggo i suoi interventi e quindi ho modo di apprezzarlo profondamente e sinceramente, e questa mia, questo mio apprezzamento nei suoi confronti è stato, ha conosciuto un accrescimento forte quando appunto ho letto L'anno del Bradipo. È un diario, un critico letterario, un uomo, un insegnante, tiene un diario dal 13 luglio a un 13 luglio. E non fa critica, scrive lui. Adesso vediamo quello che succede. Attenzione. In questo libro. Allora, quando si parla di libri di questa natura, ci sono secondo me due macro modelli giganteschi, diciamo, che stanno sono lì come se fossero delle divinità. Da un lato c'è il Po dei marginali, Edgar Allan Poe con i suoi marginali, e dall'altro c'è Dostoevsky con il diario di uno scrittore, che peraltro era un titolo di una sua rubrica. Al di là di questi due monumenti, cioè fra questi due monumenti, ciascuno di noi come può fa il proprio percorso, però c'è una specificità nel diario del critico e in particolare nell'anno del Bradipo. Perché c'è anche in Italia, possiamo così su due piedi velocemente ravvisare un piccolo filone. Penso al Carlo Bo del Diario Aperto e Chiuso, dove il critico letterario si mischia e si confonde con l'uomo che si racconta, anche se in maniera meno aperta e scoperta di quanto non faccia molto bene e con grande raffinatezza intellettuale Domenico Calcaterra. C'è Paolo Milano di Note a margine di una vita assente, c'è lo stesso Sciascia, Calcaterra siciliano, ha studiato Calvino molto, ha pubblicato su di lui, ma è anche uno studioso di Consolo, chiaramente è un conoscitore profondo di Sciascia, è uno studioso di Perriera, al quale grande scrittore dimenticato, al quale ha dedicato importanti libri, però appunto lo Sciascia di Cruciverba è in qualche modo anch'esso uno dei possibili
possibili modelli che sono presenti in questo libro, c'è naturalmente Vittorini di Diario in Pubblico e si arriva poi a Massimo Nofri, anch'esso critico letterario, storico della letteratura, professore universitario, nome anch'esso molto molto importante della nostra letteratura, lo abbiamo citato più volte in questi nostri incontri. Ecco, all'interno di questo filone si inserisce anche L'anno del Bradipo di Domenico Calcaterra, che dal suo borgo natio di Sant'Agata di Militello racconta e si racconta. Però e qui veniamo al punto più importante: che cosa c'è di veramente significativo in questo libro, dove si intrecciano riflessioni strettamente letterarie a racconti di autobiografici con i genitori, il papà, l'aviatore, no? queste zoomate molto vicine e soprattutto riflessioni anche sulla fotografia, sulla vita quotidiana. C'è un recensire il quotidiano, c'è un raccontare il quotidiano, cioè il quotidiano diventa materia di recensione critica, il che non vuol dire di mettersi lì con gli occhialetti a fare i difficili, sì. Significa cercare di delucidarsi nella maniera più sincera, più scoperta e più profonda possibile i ritmi della propria interiorità, del proprio privato e di installarli appunto nel circuito della parola. E qui vanno spese altre due considerazioni. Si potrebbe dire, come mai Calcaterra ha ritenuto opportuno pubblicare questo libro? Io credo che una delle possibili risposte sia questa, permesso che ha fatto molto bene. Noi viviamo nell'era dell'antiargomento, l'era social è l'era dell'antiargomento, non c'è un argomento. Cioè ce ne sono talmente troppi che... Non c'è, in verità, perché c'è semplicemente l'enunciato, lo slogan aconcettuale, deconcettualizzato, non c'è l'argomento, non c'è il dibattito, non c'è il confronto reale, solo una parvenza di questo. Allora, in un libro come questo ci rendiamo conto che quello che viene rimesso al centro è l'argomento per antonomasia, cioè l'io, che diventa la discriminante suprema, perché se tu sei in grado di comprendere, di raccontare, di recensire quello che ti succede nel tuo quotidiano, proponi l'argomento che è il dire io. Dire io in questo caso è il verbo, in ogni senso massimo, a cui ci si possa affidare. Questo che si possa consegnare all'altro, a quale conclusione ci porta? Al fatto che a un certo punto di ogni militanza intellettuale si raggiunge un momento, per così dire, di generosità. Cioè si capisce veramente quale canale utilizzare per parlare della vita con la vita. E questo è quello che ha fatto Domenico Calcaterra. Ha trovato questa sua forma di generosità parlando della vita, vita. Citavo prima Massimo Nofri, il quale l'8 maggio scorso su Avvenire ha pubblicato questo ampio articolo nel quale ha anche parlato del libro di Calcaterra, e mi faceva piacere far vedere questo articolo, perché è grazie alla lettura di questo articolo che poi mi sono avvicinato a questo libro. Voglio dire che le tanto vituperate recensioni invece sono ancora quello che ci salva. Lo acquisiamo? Con grande piacere, lo acquisiamo agli atti. L'anno del Bradipo, Domenico Calcaterra, diario di un critico di provincia. Vai Simon, che ci abbiamo? Grazie alla campagna vaccinale che va avanti, si inizia a ricercare. Abbiamo già detto, noi la prima l'abbiamo fatta, giusto? Anche tu che sei giovane l'hai fatta. Come quarantenne? Quasi 43 anni. Però sì, l'ho fatta. Non... La seconda quando la farai? Il primo luglio. Hai capito? Bravo. Comunque, abbiamo riaperto il tutto. Allora, Anna Malerba, nome a noi familiare, per fortuna. Tante volte ci siamo visti a Teramo, ha pubblicato questo libro, Intorno a Roma, sottotitolo Gite, gitarelle e passeggiate con Anna. C'è anche un'auto mitologica di quegli anni, degli anni 70. La due cavalli. Mi correggo. No, è la Dian 6. Ah, pardon, non sono esperto io. La due cavalli è la mamma di quella due cavalli, se vogliamo. È possibile fare un programma. La Dian 6, quella è. Programma sui motori motori sono una pippa, però me la ricordo. Ho detto pubblicato, in verità qui Anna mi correggerebbe, è un libro che lei ha
volontariamente autopubblicato, perché, non, dice lei, è stato un divertimento, un gioco, un qualcosa che non vuole essere scrittura consacrata, letteratura, vuole essere una cosa per gli amici. Ne abbiamo parlato, non voleva neanche che io lo portassi qui con me, ha fatto di testa mia e me lo sono portato, perché nel corso della sua dei suoi giri, dei suoi viaggi, Anna Malerba tiene un diario che è una guida personalissima, una guida personalissima ai luoghi che ha visitato, compreso l'Abruzzo, compreso Teramo. Io personalmente sono anche citato, quindi ho questo piccolo conflitto di interessi. Voglio sapere la pagina. Non fa niente, la pagina non me la ricordo, però ma troviamo. Ci sono. Poi lo trovo io. La trovo io. E insomma è bellissimo, perché è un racconto che non ha nessun tipo di sovrastruttura, cioè un racconto fatto in libertà di incontri, quindi, viaggi. Ben si lega in qualche modo dopo il diario. Siamo sempre in un'ottica diaristica, in questo caso di guida, no? Una guida più libera. Ed è chiaramente un libro dove è molto molto presente, non potrebbe che essere così presente, il nome di Luigi Malerba, che è il marito di Anna Malerba. E voglio ricordarlo, a ottobre scorso Anna Malerba è stata a Teramo perché al premio di Venanzo, grazie a Piero Chiarini, ieri ha compiuto gli anni, quindi auguri a Piero, i complimenti, gli rinnovo gli auguri, abbiamo avuto la possibilità di farla venire ancora una volta qui a Teramo. E appunto anche questa presenza teramana è finita in questo libro. E perché facemmo questa cosa? Per presentare tutti i racconti di Luigi Malerba. Cito Luigi Malerba non solo perché era il marito di Anna Malerba, ma perché sulla Gazzetta di Parma, Malerba nacque a Berceto, è di oggi questa notizia. Sarà tratto un film, questo non si vede, se lo riusciamo a inquadrare Malerba meglio. Malerba torna a ispirare il cinema, si gira un film tratto da Il Pataffio. Il Pataffio, che è uno dei romanzi più belli di Malerba, molto simile a Donne e Soldati, il film che fu proiettato proprio a Teramo, come regista. E in cui Gianni Venanzo lavorò come direttore della fotografia. C'è un medioevo brancaleonesco, anche se il film anticipa l'armata Brancaleone, come riconosciuto da tutto l'entourage monicelliano, e da questo film sarà tratto, capovolgiamo il discorso, da questo romanzo sarà tratto un film del quale sono iniziate le riprese. Allora, nel segnalare intorno a Roma, che poi è una Roma di Anna Malerba, segnaliamo anche che stanno partendo le riprese del Pataffio. Grande romanzo, e lo acquisiamo agli atti. Grande romanzo. Con grande piacere. E lo acquisiamo intorno a Roma di Anna Malerba. Gite, gitarelle e passeggiate con Anna. Vai, allora, spara. L'anno prossimo. 15:52, vai tu. Siamo assolutamente nei tempi. L'anno prossimo. Che facciamo? Ricorrerà il cinquantennale della scomparsa di Ennio Flaiano. E a questo proposito io ho portato con me un libro che celebra invece un altro anniversario flaianeo, eccolo qui. Un buon scrittore non precisa mai, per i 70 anni di tempo di uccidere. Grande, una raccolta di scritti curata da Srećko Jurišić, che insegna letteratura italiana contemporanea all'Università di Spalato, e Andrea Gialloreto, attenzione, che insegna letteratura italiana contemporanea a Chieti e che è stato a Teramo a presentare i racconti di Malerba. Di Luigi Malerba, quel giorno in cui c'erano Gino Ruozzi, Aldi Venanzo, Lucilla Sergiacomo, e anche io e te eravamo un po' tutti su una station wagon di amici. Di cosa si tratta? Cos'è questo libro? È una raccolta di saggi critici che si concentrano su Tempo di uccidere, il romanzo con cui nel 1947, ormai lo sappiamo tutti, lo abbiamo ripetuto fino all'estenuazione, Ennio Flaiano vinse la prima edizione del premio Strega. Romanzo pubblicato da Bompiani, romanzo pubblicato da Longanesi, inizialmente si doveva intitolare Il coccodrillo, poi fu proprio Longanesi che disse ma no, Il coccodrillo non funziona come titolo, chiamiamolo in un altro modo. Un buon scrittore non precisa mai, spiegano Gialloreto e Jurišić nell'introduzione, perché in fondo Tempo di uccidere è un romanzo che non precisa mai troppo, e forse in questo sta la sua grande forza, la sua grande originalità. Però a me personalmente quello che piace di questi libri,
si suggerisce di leggerli dopo aver letto il romanzo a cui si riferiscono. Sì. Ecco, sì, en passant, può convenire, lo noto. Può, convenire, può, essere, sì, può, sì. Può non vanificare ore di lettura. Esatto. Sarebbe come andare in autostrada senza macchina, insomma, per sì. capirci, si rischia qualcosina, e di vedere non solo quante siano le porte d'accesso a un libro, quando è un libro che merita, no, attenzione. Poi ricordami che devo dire una cosa su Chiara Palazzolo in chiusura, prima poi che ti ricordo, scordo, per Chiara favore. Palazzolo, okay. Ma soprattutto dimostra quanto un romanzo possa essere capace di resistere a diversi tentativi di assedio, di essere espugnato, cioè l'intelligenza con la quale si portano avanti questi, tra virgolette, attacchi critici molto sagaci, molto intelligenti, molto acuti, ci dà al tempo stesso la misura della ricchezza strutturale, del fortilizio inventivo che è dietro Tempo di uccidere. E allora non possiamo che segnalare questo libro, questa raccolta di scritti che acquisiamo agli atti. Lo acquisiamo tosto, un buon scrittore non precisa mai, per i 70 anni di Tempo di uccidere. Vai, abbiamo finito. No, ce ne manca uno. Intanto ti devi ricordare... Dicevo, Chiara Palazzolo. Tutta sì. la vicenda del primo romanzo, Non mi uccide, di quale abbiamo parlato, la faccenda di Mirta, Luna, eccetera, tutta questa faccenda si svolge prevalentemente in Umbria, ecco. attorno al Monte Subasio. Quindi è un horror non solo lì, poi ci sono sconfinamenti, però lì, bellissimi scenari, pieni sì. di suggestione. È un romanzo da leggere anche perché riconduce all'idea del fatto che la vita poi alla fine funziona da sé, nel senso che tu puoi fare quello che vuoi, però va avanti e quello che succede poi succede. Sì. È però sì un horror, è però sì un horror gotico all'italiana, come lo vogliamo definire, ma... io non amo questo, ma è soprattutto un horror appenninico, perché tutto, c'è tutta una dimensione appenninica che rientra quindi anche... Quindi un po' ci appartiene, diciamo. La dimensione appenninica è una dimensione, ci appartiene molto. La dimensione appenninica è anche la dimensione dei borghi, la dimensione di quel, regno, di quel regno antropologico che Giuliano Belloni esplora con un libro originale, interessante, felicemente strano, il cui titolo è Ogni borgo è un poeta. Eccolo qui, vedete, questa è la copertina, si tratta di... Naturalmente ci sono borghi anche abruzzesi, ma non, vere e proprie cittadine che come c'è, altri. C'è. Nel senso che Belloni, attraverso le sue queste sue prose poetiche nate da un confronto con i propri nipoti, immagina una Repubblica dei Borghi che sia una Repubblica capace di, appunto anche attraverso incursioni in Abruzzo, è un'idea, non è un programma politico naturalmente, un'idea poetica, riesca però a esprimere un senso diverso di umanità, un senso diverso di appartenenza, un senso diverso di resistenza. Poeta importante come Gianni D'Elia, noi l'abbiamo citato sì, spesso, volte. Contrappone la dorsale umanistica, che è appunto la fascia appenninica o preappenninica o antiappenninica o subappenninica, vedi tu, perché poi ci sono un miliardo di definizioni, della dorsale umanistica, sì. cosiddetta, che alla città riviera, che invece è il serpentone, no? E c'è questo discorso, nel caso di D'Elia, molto, molto pasoliniano, molto corsaro, no? Tra omologazione e romani siamo più appenninici? Noi siamo più appenninici, sì. ma soprattutto siamo poco. Tra i tanti difetti che ci abbiamo il pregio anche però di non essere proprio così facili a cadere nei tranelli. Insomma, bravo. Siamo un po' attenti alle un po' nostre faccia cose. Gialle siamo. Giuliano Belloni fa questo discorso: individua una dimensione umana che si affida alla parola, all'invenzione, attraverso le suggestioni e gli stimoli provenienti da un borgo, dei borghi, per rivendicare anche in un senso politico, civile, se vogliamo, l'importanza di quelle aree interne che sono delle vere e proprie sacche di memoria, di saperi, di tradizioni. Attraverso questa favolistica immersione in questo mondo ci offre delle pagine che ci consentono di, per chi come noi, per esempio, ma parlavamo dell'Umbria, potremmo essere in Toscana, l'Appennino arriva fino al meridione, no? Quindi sì, non è che abbiamo limiti di spazio, ognuno può, o confini geografici per meglio dire, ognuno può riconoscersi nella suggestione che gli pare, la voglio dire così, in maniera un po' gli pare. Un po' in esame, sì. usiamo questo anacoluto. E quindi io
Lo acquisirei. Carolino, se tu sei d'accordo, sei d'accordo. Acquisiamolo. Acquisiamo agli atti ogni borgo. Che noi quando acquisiamo agli atti, non dico che è una cosa proprio ufficiale da notare, noi acquisiamo agli atti da anni. Sono anni che va avanti. Giuliano Belloni, ogni borgo è un poeta, Campanotto editore. Bene, abbiamo finito? Sì, volevo solo dire senza sfidare i limiti di pubblicità non pubblicità, che incombe forte. Siccome il libro di cui abbiamo parlato prima, quello a cura di Evelina Frisa, Storie contro la paura, ha una finalità benefica, è acquistabile in tutti gli store online, lo volevo segnalare perché insomma c'è una finalità benefica, gli altri li potete trovare in tutti i modi possibili. Ecco, in tutti i modi possibili e immaginabili. Bravo, bravi alla regia che lo ripropone. Senti, prima però avevi detto una bella cosa, com'era le idee poetiche non sono un programma politico? Non sono, anche se fino a un certo punto, no, voglio dire, lui non è che lo fa come un programma politico. Questa è la bella, che non sono un programma politico. È eventualmente politico, un programma magari politico implicito. No, no, lo è, perché c'è la poesia civile che porta a essere quello, però c'è un discorso più implicito. In questo senso io volevo rimarcare la purezza, passatemi questa espressione. Te lo passo. Non mi appartiene, non so, in alcun modo, del progetto di Belloni. Cioè lui ha fatto un lavoro certosino, un certosino lavoro immaginativo e di scrittura. Sì. Poiché noi abbiamo anche come Abruzzo, come il tema serio, il problema delle aree interne, stiamo sempre a parlare di queste cose, poi il 95% dei casi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, aggiungiamo la noticina caudale, ammesso che lo trovino, per le strade rotte è sufficiente percorrere quelle che conducono a questi studi televisivi, rischi di rimanere senza ruote, arrivare pattinando. Però al di là di questo noi abbiamo il problema delle aree interne, allora libri come questo sarebbe bello venissero presentati. Io invito gli amministratori di bordi degli aree interne a invitare Giuliano Belloni, trovate su Facebook e lo invitate e parliamo di aree interne, altro che. Simone, grazie. A voi. Noi ci rivediamo presto. Va bene. Per nuovi consigli, per nuove letture. Grazie. Allora, diamo la linea di nuovo alla regia e tra un po' sarò in compagnia di Vincenzo Macedone. Per fare cosa lo scopriremo vivendo, tra poco. A tra poco. Eccoci qua, continuiamo a parlare di libri, senza Simone ma con Vincenzo Macedone, che saluto e ringrazio. Beh, dopo Simone, lo stavamo dicendo prima. Non ti preoccupare. Immeritatamente parlo di libri. Intanto tu sei uno che con i libri c'ha il suo fare quotidiano, perché è un attore, Vincenzo, e quindi interpreta testi spesso, no? Sì, quasi sempre. Perché magari le riduzioni teatrali incappo nei libri, sbatto contro ad alta velocità. Ma che si è messo in mente? Non ha fatto l'attore, poi lo farà, che quando viene Vincenzo, che rappresenta la lingua montoriese, a me mi si apre il cuore. Mi costringi a fare cose. Sì, costringo a parlare in montoriese, a declamarlo, anche perché ricorderemo Manlio Patriarca, che se lo merita. Sì. Allora, però veniamo al motivo per cui Vincenzo è qui. Ha curato la ristampa anastatica, e cioè l'ha fatta tale e quale com'era, esatto. Di questo libro di Domenico Dottor Paolini, Dei popoli e i monumenti antichi nell'agro di Montorio al Vomano. Sì. Ragazzi, il mio cuore è in tumulto. No, è un... allora... Comincia. Parte da lontano, insomma, che... Innanzitutto devo ringraziare gli amici che mi hanno aiutato in questa, uno in particolare che è anche un mio compagno di ventura nelle opere teatrali, che è Piero Assenti, che tu conosci grande molto bene. Grande Piero, ma scherzi. Piero, chiaramente io lo coinvolgo sempre perché è un valido e apprezzato grafico, oltre che attore. Come no? Beh, certo. Quindi questa opera che purtroppo era stata dimenticata dai nostri concittadini, perché era sparita. Come l'hai recuperata tu? L'abbiamo recuperata, questa storia parte da lontano, dal 2007 al 2008 l'amministrazione comunale di Montorio entra in possesso di una copia originale, c'era Alessandro Di Giambattista, il sindaco, all'opposizione. Attualmente all'opposizione, sì. Entrano in possesso di una copia che... Di questo libro, una copia originale che loro, molto lungimiranti, acquistano a poche decine di euro. Sì. La biblioteca di Montorio
ottiene questa copia. Anche perché parla di Montorio. Che poi, peraltro, è un libro molto raro. Sì. In Italia sono soltanto 5 le biblioteche che ne posseggono una, almeno una copia. Sì. La Delfico di Teramo naturalmente ne ha 2, che sono sempre originali, e le ha dall'epoca, fine 1800. Originali, quindi. Originali, sì. Sì. Però il resto del mondo purtroppo non può apprezzare quest'opera, che poi ne parleremo compiutamente anche durante la presentazione che ci sarà sabato, che ci sarà sabato con due amici che sono molto più titolati di me per parlare non di questa cosa. No, sono il professor Gigi Ponziani, ci mancherebbe, che è stato già direttore della biblioteca, docente all'università, insomma, persona molto titolata che ci parlerà del periodo storico. Lui è molto ferrato è il suo terreno, soprattutto quindi in quel periodo. La fine del 1800 ci parlerà di quel periodo storico e dei personaggi che vivevano in quel periodo storico, come il dottor Paolini. E poi ci sarà un altro caro amico, che è un altro professore, il professor Lorenzo Di Domenico Antonio. Io non lo chiamo professore perché per me il professor Di Domenico Antonio è il papà di Lorenzo, che purtroppo è venuto a mancare. Sì. 2 anni fa, Lorenzo Di Domenico Antonio, che è professore ed è archeologo, e lui ci parlerà dell'aspetto, diciamo così, diciamo più storico delle notizie che vengono contenute proprio vengono in questo libro. In questo libro, sì. E ci sarai tu. E ci sarò io, che insomma, immeritatamente. Diamo l'orario e l'appuntamento. Allora, l'appuntamento è a Montorio, chiaramente, certo. Questa sarà. E questo per me è anche un onore, un onere, un orgoglio. La ripresa delle attività culturali a Montorio in presenza sarà proprio il 5 di giugno. Sarai con tu. Questa. Sarò io. Vabbè. Che sarebbe sabato prossimo? Sarebbe sabato prossimo, sì. Alle 17.30 lo faremo in Piazza Orsini. Hanno concesso degli amici di un'attività commerciale, io che saluto, che è il bar della corte, saluto. Sarete il titolare, lì fuori. Gabriele, sì, saremo in un gazebo che loro hanno come, okay, come struttura, e lo faremo lì in Piazza Orsini, quindi al centro di Montorio. Al centro di Montorio faremo, riprenderemo le attività culturali di Montorio con questa. Mi piace che sei tu a riaprire questa. Anche a me fa molto piacere, fa molto piacere che la Proloco ha accettato questa mia follia, insomma, che è una cosa bella, tra l'altro. È stato patrocinato dalla Regione Abruzzo, quindi bene. Il governo regionale ci ha dato credito per questa cosa. Quindi. Svelaci qualcosa, che particolarità troviamo qui? Intanto tante notizie interessanti, perché si parla anche nel titolo di Agro di Montorio Alvomano. Mm. L'agro inteso come Ager, come l'Ager Pretuzianus, sì. L'Ager inteso come il mandamento di Montorio, che all'epoca comprendeva anche comuni che attualmente non fanno parte. Quindi del si spinge di fino a? Si spinge fino a Crognaleto, Cortino. Addirittura ci sono notizie anche di non altri. È la campagna di Montorio. Non proprio... è la campagna di Montorio, non è agro inteso, esatto, come campagna, come ma è agro inteso come territorio. Circoscrizione di quell'epoca. Insomma. Mandamento, per essere più precisi. Quindi è molto interessante perché copre anche un'area montana. Citando notizie che insomma poi vengono riprese da altri successivamente, però Domenico Paolini nella sua opera è stato il precursore. Questa è la prima vera monografia di Montorio Alvomano, scritta nel 1899 da un montoriese. E attenzione, che Paolini è un montoriese. È un libro montoriese scritto da un montoriese, cioè un montoriese da generazioni, perché io sono riuscito a risalire alla sua al suo albero genealogico fino al 1700, e quindi era di Villa Vallucci, quindi frazione di Montorio Alvomano. Sì. Per cui lui è il primo montoriese che scrive su Montorio, poi non ce ne sono stati più se non in epoca moderna. Prima di lui nessuno. Prima di lui nessuno. Almeno al momento che io sappia. Lui notizia. Ha scritto la prima monografia su Montorio, che poi non è altro che una serie di articoli che lui aveva scritto per la rivista abruzzese di storia e letteratura, che all'epoca era molto, molto famosa perché raccoglieva articoli di grandi intellettuali teramani e non, tra cui c'era questo nostro compaesano, e noi ignoravamo, almeno io l'ho ignorato fino al 2007, insomma, sì, che sì. Ci fosse questa persona, che era un medico condotto, ah, bene. Era un chirurgo, e quindi medico, girava chirurgo laureato anche all'Università di Napoli. Ma era tanto altro, perché cioè? Lui non è ricordato tanto come medico condotto, attenzione, ma come archeologo, quindi storico,
botanico, esperto di botanica. Ma ha scritto anche ha di scritto altro? Libri, sì, io poi non ricordo. Ti toccherà presentarli ogni estate. Io mi auguro di poterli ristampare tutti con il tempo, perché ha scritto tantissima roba, specialmente su Montorio, e tutti gli articoli riguardanti Montorio. Poi lui è anche un astronomo, cioè ha scritto dei testi di astronomia. Addirittura si è anche cimentato in un'esegesi biblica, ha scritto un articolo abbastanza complesso su tre libri della Bibbia, quindi la sua cultura spaziava veramente a 360 gradi. Un personaggione. E poi ha scritto anche qualcosa di politica. Viveva a Montorio? Viveva a Montorio, ha fatto il medico condotto a Montorio, era di Villa Vallucci, è abitato ed è morto in piazza Orsini, quindi... Anche l'idea di voi farete aleggiare il suo spirito. In Piazza Orsini. Diciamo. E tu pensa, Rino, e questa cosa che poi mi colpisce particolarmente, che noi abbiamo dedicato una via giustamente a Don Quirino Celli, che ha scritto una monumentale opera su Montorio, Memorie e Glorie di Montorio Alvomano. Nel 77 ha dato alle stampe questo libro, che lui definiva il suo figlio, perché lui non aveva avuto figli. I miei concittadini, anche chi vorrà acquistare questo libro, che poi costa 10 euro, insomma, giusto per recuperare. Che ovviamente ci sarà quando farete sabato l'incontro. Il buon Quirino Celli, a cui abbiamo dedicato anni fa una strada, aveva, non posso dire copiato perché è brutto, no, però aveva preso molti spunti. Aveva fatto riferimento. Molti spunti, tanto. Tantissimo. Sì. Ed è anche divertente. Ma non era citato lì? Purtroppo no. Lo ha citato soltanto en passant, perché il buon Domenico Paolini, tra l'altro, è vissuto in un'epoca in cui c'erano tante scoperte archeologiche anche sul nostro territorio. E anche questa, insomma, una nota. Fa riferimento a qualcosa di preciso? Esatto. Domenico Paolini qui cita delle monete romane che vengono ritrovate in un posto particolare di Montorio, in una zona particolare di Montorio, masseria Lanciotti, che sarebbe praticamente lungo la strada che va verso Roseto, la statale 150. Ok, di là quindi. Esatto. E lì praticamente ci passava il ramo della Cecilia, che poi andava verso Atri. Quella che veniva da Suole Capannelle. Che veniva dalle Capannelle, scendeva, si staccava da Miternum, scendeva. Sì. Poi un ramo veniva a Teramo e andava verso Giulianova, e un altro invece andava verso Atri. E Montorio si trovava proprio in mezzo a questo crocevia. E quindi ci possono stare i reperti romani tantissimi. Certo. E lui cita delle monete romane che vengono ritrovate in quel periodo, in questa zona, e il buon Quirino Celli dice che Domenico Paolini ritrova delle monete romane in una zona di Montorio. Quindi il riferimento è questo. Però non dice dove ha preso la notizia. E non dice che in realtà non l'aveva ritrovata Domenico Paolini, ma Paolini le cita lì. Ne parla qui. Perché alcuni contadini avevano scavato. Diciamo che tu vai a colmare una lacuna. A Montorio si è creata sta lacuna. Esatto, cioè, si era creata questo buco. Grazie al cielo, ripeto, l'amministrazione allora fu brava, lungimirante, attenta, e acquistò questa copia, che peraltro è visionabile a tutti nella Biblioteca Civica di Montorio. Ce ne sono due a Teramo, però, due all'Adelfico, quindi all'Adelfico, però siccome sono libri che hanno 120 anni, è giusto che non vengano troppo manipolati. E quindi io ho voluto fortemente rifare una copia identica. Certo, questa è una copia, quindi identica, quindi può essere manipolata, proprio masticata. Sì. Come dire, ognuno può avere la sua. Esatto, l'altro può avere la sua, e poi soprattutto, insomma, è bella perché è identica all'originale, quindi uno la può anche stropicciare, sì, può fare, se si può addormentare, se la può portare al mare senza fare un danno artistico alle, diciamo così, alle copie originali. E quindi abbiamo recuperato un bel pezzo di storia di Montorio. Sì, un bel pezzo della storia di Montorio, sì. Quindi mi auguro che l'amministrazione che oggi ha l'onore di governare, di amministrare, come no, il paese, ma sicuramente sarà sensibile, dedicherà una via, una piazza, un giardino, visto che chi hai suonato al comune, sei andato da io ho suonato al comune, però da per Fabio il momento Altitonante non mi hanno risposto. No, perché vabbè, io capisco anche che il momento storico non è proprio piacevole, ecco. Mi aspetto che il nostro sindaco, insomma, ha invitato il sindaco sabato, l'abbiamo invitato. Beh, spero che venga, visto che lui il weekend è sempre sul nostro paese, sul nostro
territorio. Mi auguro che si affacci per vedere. Io gli ho regalato già una copia del libro. Ma sicuramente ci sarà. Non gliel'ho data io personalmente perché in quel giorno non c'ero, però gli è stata recapitata e lui l'ha presa molto gentilmente. Mi auguro che, insomma, dedichi una via, una piazza, un giardino a Paolini, perché se la merita. L'hai già individuata quella che può essere? Tu l'hai individuata? Io sì. Dai, dimmela, su. Guarda, come ha fatto Teramo Nostra con Marco Pannella, no? Perché... Peraltro io ho partecipato con il grande Silvio Spazio 3 alle inaugurazioni dei giardini Pannella. Bravo. Ecco, allora, Teramo finora ricorda Marco Pannella con i giardini di Marco Pannella, ma quella è un'iniziativa, come ricorda Teramo Nostra e Piero Chiarini, che saluto, quella è stata un'iniziativa dell'amministrazione provinciale. L'amministrazione provinciale comprende Montorio, Giulianova, Rosè, e l'amministrazione provinciale. Teramo, la città che lui amava tanto, la sua città, la municipalità non ha dedicato nulla, così come tu chiedi adesso al comune di Montorio Roma, a Marco Pannella. E allora Teramo Nostra ha detto: dobbiamo dedicare almeno una via a Pannella, io credo che se la meriti. Qualcuno ha detto: ma esiste via Pannella? Quella è via Giacinto Pannella, è il prozio di Marco. Esatto, Allora, Teramo Nostra avrebbe individuato la via davanti a noi Lucidi, che quella si chiama, io neanche lo sapevo, si chiama via Porta Reale, avrebbe individuata quella, quindi è tra la noi Lucidi e i giardini Ivan Graziani, guarda caso, sono stati insieme consiglieri comunali negli anni 90, Ivan e Marco, e quindi quella potrebbe essere intitolata a Marco Pannella, adesso bisogna vedere. Dimmi invece quella di Montorio, allora ce ne sono tante, abbiamo fatto un'operazione nel 2018 dedicando un pezzo dei giardini ai Cavalieri di Vittorio Veneto, non so se vi ricordate, insomma all'epoca presentai una mia ricerca storica sui Cavalieri di Vittorio Veneto di Montorio e con l'amministrazione, allora l'amministrazione Facciolini, ci fu questa, anche perché era mia intenzione ricordare tutti questi reduci che comunque ne avevano viste di cotte e di crude, e che erano tornati e avevano fatto famiglia a Montorio e si erano stabiliti, avevano fatto imprese, insomma, ed erano tanti, erano circa 260-270 giovani che erano riusciti a scampare alla morte, e quindi dedicargli un cippo molto bello fatto da un artista montoriese, uno scultore, Aldo Vitelli, che ricorda i Cavalieri di Vittorio Veneto. Come per Runcini fu dedicato un largo Runcini, per Quirino Celli è stata dedicata una via. Io penso che ci sono tanti posti che Ma tu l'hai individuata poi, una, diciamo. Io sono molto polemico, polemico nel senso, buono, il giusto, perché io capisco che vengano dedicate vie a personaggi nazionali di indubbio valore nelle arti, nella scienza, nella tecnologia, cioè via Enzo Ferrari, via Giacomo Leopardi, via Manzoni, ecco, però in un paese che non può vantare tanti, cioè centinaia di migliaia di persone che meritano una, o meriterebbero almeno una via, ecco, noi ne abbiamo tre, ecco, questi tre quantomeno, diamogliela. Adesso due li abbiamo colmati, è rimasto sto povero Domenico Paolini, anche per lui. Però non me la vuoi dire la via qual è? No. Però se il sindaco vi chiederà, io sono a disposizione. Tu domani sabato diglielo al sindaco, guarda, io lo dico, l'ho individuato. C'è anche una commissione toponomastica, non mi voglio assolutamente sostituire alla commissione. Che poi lì ci sono dei regolamenti che devono passare 10 anni. Nel caso di Pannella ancora non sono passati, però credo che si possa andare in deroga. Quindi sono passati un centinaio, perché sono morto intorno agli anni 20. Quindi... Senti, Vincenzo, lo dicevo in premessa. Quando ci sei tu che sei un attore, mi piace sentire poi la lingua montoriese, ma soprattutto mi piace ricordare Maglio Patriarca, che è stato autore del vocabolario della lingua montoriese. Che noi abbiamo presentato. Che noi presentammo in televisione. Ti ricordi? Un tomo così bellissimo. E sono stati 50 anni. Io ce l'ho a casa, che me lo regalò proprio 50 lui. Anni di ricerche, cioè una vita dedicata a quello. È vero che lui anche a tanto altro. È scomparso a causa del Covid, Maglio? Purtroppo Maglio ci ha lasciato in questo periodo brutto, non lo abbiamo potuto salutare come meritava, come peraltro sono scomparse tante persone a causa del Covid o no, in questo periodo di restrizioni per cui purtroppo tanti nostri amici ci hanno lasciato e non sono stati adeguatamente ricordati e salutati.
Speriamo che insomma, più in là, quando la situazione sarà più calma, insomma, avremo tempo di ricordare. Ma a Montorio sicuramente di Maglio si tornerà a parlare, sicuramente. Maglio è stato un fedele custode della lingua montoriese. Per lui è una lingua. Lui diceva che era una lingua. Non era un dialetto. Non mi spingo a dire altro. Ma nel suo vocabolario ci sono le prove, almeno, del suo studio. Ci sono più di 6.000 lemmi, cioè, insomma, aveva fatto una ricerca veramente a 360 gradi, poi raccogliendo anche modi di dire, parole montoriesi che non sono più in uso. Infatti ce n'è una che io ricordo sempre. Sciorina. Ricordo sempre che è sparita. Per esempio, mia nonna, che è morta a 96 anni, pace all'anima sua, qualche anno fa, lo diceva. Invece, dopo, mio padre un po' se la ricordo questo modo di dire, però già io, per esempio, non l'ho sentito più. Che a Duil. Lui, infatti, Maglio lo dice, è un modo di dire che non si usa più, per dire non vado in nessun luogo. A Duil. Duavi? A Duil. Cioè, oppure Duavi a Duil, cioè che vai facendo senza meta, ecco questo. A Duil, che poi io... E l'etimologia? Etimologia. Ci possiamo provare? No. Io non mi spingo a fare queste cose per evitare di dire... Di fare brutte figure. Esatto. Bello però. Sì, e ce ne sono tantissime. Che hai con te? Hai due libricini. Io porto questo libro sempre nel cuore, perché a parte me l'ha regalato Maglio e quindi per me è anche un ricordo affettuoso, che è un libretto di poesie che lui aveva scritto in montoriese. Intanto lo faccio vedere e poi te lo vendo. Io ogni volta che vengo qui, anche per presentare il Carnevale Morto, l'ho porti portato per leggere. Questo è un bel mondorino, che purtroppo anche questo, io invito i figli a ristamparli questi libri, perché... questo è un mascarone? Anche i nipoti. Questo è un mascarone della Fonda Vicchi, però, perché ce ne sono stato due di mascheroni a Montorio. Questo è un mascarone della Fonda Vicchi, che è quello che vale di più. La conserva. La Fonda Vicchi è quella vicino al ponte, quella sotto... Quella dietro la chiesa di San Rocco. No, quello che dici tu è un mascarone di Via dei Mulini. Quello è un altro mascherone. Ma quindi quella fontana che sta, come si chiama? La fontana e il ponte. Esatto. La fontana che sta lì sotto non è la Fonda Vicchi. No, quella è Via dei Mulini, lì c'erano i lavatoi, quelli, quindi anche di là c'erano i lavatoi. Però quindi la Fonda Vecchia è dietro al Duomo, diciamo, dietro alla chiesa madre. Sì, dietro la chiesa di San Rocco. Esatto. Sì. Quella era la porta orientale di Montorio. C'è anche un ristorante che ha preso il nome da, non so se c'è più. Sì, come no, c'è. L'un mascarone della Fonda Vecchia, che è fonte della conserva, quindi il fosso della conserva, era l'ingresso orientale di Montorio. Perché nell'antichità, fino al... Penso orientale, che poi, cioè da Teramo, era l'ingresso da Teramo. Chi veniva dal mare doveva entrare lì, c'era la porta e poi si entrava in piazza, quindi non c'era tutto quel vialone alberato che oggi vediamo, perché era chiusa la chiesa di Sant'Antonio e la chiesa di San Rocco, che adesso sono separate, prima erano unite da case, quindi per entrare dove... Comunque non c'era il vialone dove adesso c'è il comune. Esattamente. Dove nell'ultimo tratto c'è il comune. Esattamente. Allora io ti rendo il libro perché penso che tu ci legga qualcosa. Io voglio... Sì. Selezione. Sì, l'orologio. Sì. Che abbiamo? 3 minuti e 20. Sì. Tre minuti? Sì. Mamma mia, devo fare una crasi allora. Io leggerei proprio un mascarone della Fonda Vicchia, un branetto. Poi ci fa la traduzione se non capiamo. Ecco, è facile pure che non lo capisco io. Vai. Hai una faccia ton, che duangia fiascat, e nu pare de beffar turt, te certucchi fra cagnul, carreve a tutte le pendunate. Dalla bocca, ancora mo, esce un cannile d'acqua che tanta sote saziò e tanta ferita arlavò. Stalò, un bacio alla porta antica, e per centenare ad anni, vedò zemondurghese e frastire, fette bill e fette brutte, e come nu panzanare, arconde tutte a tutte. Grande Vincenzo. Queste sono poesie di Maglio, che Maglio Patriarca, che fece questo libretto quasi per gioco, insomma, negli anni, fine anni 80,
E purtroppo non io l'ho avuto in dono da lui e lo tengo come una cosa, però una reliquia. C'è stata una pubblicazione limitata, insomma. Esatto, pubblicazione limitata. Io spero, ecco, questo è un appello che faccio ai figli di Manlio, di ridargli alle stampe, insomma, perché questi sono veramente pezzi. Ogni montoriese dovrebbe avere, ma anche fuori da Montor. Come si capisce? Sì. Almeno, insomma, intera mani lo capisco adesso. Sì, se ci ascolta qualcun altro, non so. Dai, trovane un altro. Insomma. Allora, c'hai un altro libro? Un altro libretto che non è di Manlio, è di un'altra persona che ci ha lasciato da qualche anno. Era una maestra, la maestra Lillina, che Adelia Andreoni Nori. Che anche lei fece una cosa anticipando Manlio per qualche verso. Fece un libretto che si chiamava L'Acquamboss. L'Acquamboss, sì, che era i proverbi e modi di dire in uso a Montorio e dintorni. Poi Manlio riprese parte di questi proverbi, chiaramente, che aveva lui raccolto, e in un pezzo di quel, in una parte finale di quel vocabolario, sì, li chiama l'ittavit, che sono i modi di dire. L'ittavit sono i modi di dire. Ecco. Allora, vai. Vediamo qualcuno che non è sconcio. Vabbè, pure sconcio, mo tutto c'è nato, questo è come a Pangotto. Vai. Allora, sì. No? No. Allora, ecco, per esempio, questo è un tipico ottavit. Mitte sale e ugli, che buono tutte fui. Cioè, se tu metti sale e olio in salata qualsiasi, sì, verde, è buono tutto di fuori. Qualsiasi foglia è buono, quindi puoi mangiare anche, sì, l'erba. Spesso basta il sale ad aggiustare, esatto, in effetti. Però sì, questo di mitte sale e uio. Oppure, mie nutrista accord che una causa avant. Cioè, meglio un cattivo accordo. Accordo che, proprio, un accordo tra persone. Che una, sì, triste vittoria, diciamo, esatto, così. Ecco. Marzit, scazit. Come? Marzit, scazit. Che significa? Cioè, a marzo tutti scalzi. Questo ricorda un periodo dei tempi andati. Quindi viene la primavera. In cui in primavera, insomma, i bambini andavano in giro scalzi perché non avevano i soldi poi per comprarsi scarpe estive. Allora, ecco, siamo in conclusione. Bene. Ricordiamo, grazie intanto per questa. Grazie a voi. Grazie per a voi, queste grazie letture. A ricordiamo che il libro La ristampa anastatica, curata proprio da Vincenzo Macedone, del libro Dei popoli e monumenti antichi nel lago di Montorio al Vomano, di Domenico Dottor Paolini, ci sarà la presentazione sabato di questa ristampa alle 17. 17.30 in Piazza Orsini, in Piazza Montorio Orsini al Vomano. Ci sarà Luigi Ponziani, Lorenzo Di Domenico Antonio, spero tanta gente. Sì. Presenterà Antimo e presenterà Amore. Il Antimo grande Amore. Antimo Amore. E ci sarai tu, ovviamente, perché hai curato ad accogliere tutti voi. Grazie. Grazie a voi. Appuntamento grazie a Montorio sabato. Allora, diamo la linea alla regia, noi ci fermiamo qui. Vi ricordo questa sera il TG alle 19, alle 21, oggi è mercoledì, ci sarà anche Senza titolo di Dorotea Mazzetta. Grazie, arrivederci.